questo cammino, vorrei invitare tutti quanti voi a uscire e a prepararci per la processione, ricordandoci sempre che stiamo facendo un cammino in onore della Vergine Maria. Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave o Maria, prego la banda. Grazie al Signore.
a questa processione di passare avanti. Ancora si guarda.
pregare per tutte le persone ammalate, per tutte le persone sole. Alle Maria, piena di grazia del Signore, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Gloria al Padre.
ogni uomo a volgere lo sguardo verso di te. Tu sei la lampada che conduce a Cristo, vera luce del mondo, unico salvatore di tutti. Implora per il mondo la pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Vogliamo ora che la Vergine Maria si fermi qui davanti alla Casa del Sorriso, dove tanti anziani vivono. Che la Vergine Maria sia loro di conforto e di aiuto. Benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Thank you.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta tra le donne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Thank you.
Maria di Magdala. Gesù allora disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. Ciao. Maria, madre di Gesù, madre della Chiesa, padrona di chi indossa il colore il tuo scapolare, sotto ogni croce che il figlio tuo ci affida. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi Ave Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Per le più bisognose della tua misericordia. Prego la banda. Grazie.
Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Yeah!
pregare vi vorrei invitare ad alzare insieme tutti quanti il nostro sguardo verso questa statua che compie 100 anni quest'anno, questa statua che venereremo nel mese di ottobre, che venereremo i 100 anni. Vorrei che guardassimo tutti quanti insieme per qualche secondo questa statua che tante generazioni ha sollevato, tante generazioni ha aiutato. La Vergine Maria è sempre, sarà sempre accanto a noi qui ad Arti Carmine. E quindi vi invito veramente insieme tutti quanti ad alzare il nostro sguardo a lei, a questo volto della Mamma Santissima. E mentre noi guardiamo la Vergine Maria, vogliamo ora sentire la musica che ci innalza a questo sguardo celeste. Voglio ringraziare
i ministranti, quelli che hanno fatto questo servizio di portare le trombe, eccetera, piccoli servizi ma che sono necessari per la riuscita della nostra processione. Vorrei ringraziare anche quelle persone che sono passate nelle vostre case, che hanno distribuito i biglietti della lotteria. Vorrei ringraziarli veramente di cuore. Vorrei ringraziare voi che mi avete ospitati e che avete risposto generosamente a questo loro invito. Vorrei ringraziare anche delle persone che, guardate, fanno un lavoro molto prezioso. Sono là dentro ogni sera fino a mezzanotte. Permettetemi di chiamarli per nome: Pino Continolo, Pepe Morabito, Mimmo Saraceno, Cecè Saraceno, al quale voglio fare i miei auguri perché oggi è il suo compleanno, e quindi auguri veramente di cuore a Cecè. Auguri a tutti quelli, cioè auguri, grazie a tutti quelli che si sono occupati della vostra ricamo, dell'uncinetto, a tutti quelli che si sono occupati dello stand della pesca, dello stand del ristoro, del gioco del tiro a segno. Auguri a tutti quelli, questo sia un augurio ai ragazzi, a voi che avete animato quella serata, ieri sera. Auguri che estendo a tutte le mamme che con pazienza hanno accompagnato questi ragazzi. Auguri anche a tutte quelle persone che si sono occupate e che hanno permesso questa serata dei balli e dei canti dei nostri ragazzi. Auguri anche a quelli che hanno portato il bouquet floreale, mi sembra, al giardino di Parma per questa serata. Vorrei fare i miei ringraziamenti a tutti i vari gruppi parrocchiali che hanno partecipato a questa festa. Vorrei ringraziare gli ammalati che sicuramente ci hanno accompagnato con la loro preghiera in questi giorni. Vorrei ringraziare anche, mi sta qui davanti, Vittorio, se voi vedete su internet, sul nostro sito, e grazie a lui. Stasera o domani andate a vedere, anche mi sembra su Facebook, andate a vedere il sito mariasantissimadelmontecarmelo.it e vedrete le varie processioni che abbiamo fatto. Vorrei ringraziare anche, questo lo faccio personalmente, vorrei ringraziare Giannino, perché se voi avete in mano questi libretti, eccetera, che vi hanno accompagnato durante la processione, grazie a lui, al suo lavoro. Quindi grazie veramente di cuore. Ringrazio anche i vigili urbani che questa sera erano qui in mezzo a noi. Forse se ne sono già andati, non lo so. Comunque vorrei ringraziarli di cuore. Ringrazio la banda musicale che ci ha accompagnato, allietato con il suono, eccetera. Vorrei ringraziare anche i carabinieri, le forze dell'ordine che con una maniera presenza discreta in queste serate sono stati qui presenti vicino a noi. Ringrazio tutti voi, grazie di cuore per la vostra presenza. Ringrazio veramente di cuore perché siete numerosi, siete tanti. E questo grazie al vostro amore della Vergine Maria. Grazie veramente di cuore a tutti quanti voi. Non posso fare a meno un ultimo pensiero di rivolgervi ai portatori della Bara della Madonna. Grazie per il vostro servizio, grazie per la vostra fatica. Sappiate che questa fatica verrà sicuramente ricompensata per voi personalmente e per le vostre famiglie. La Madonna vi aiuterà senz'altro per questo vostro servizio che avete fatto a ciascuno di noi e per la parrocchia. Quindi grazie veramente di cuore
a tutti quanti voi e che il Signore e la Vergine Maria vi benedica sempre. Infine, ecco, un piccolo ringraziamento, un grande ringraziamento ai dirigenti e anche ai lavoratori della Leonia, della Multiservizi. Però ecco, vorrei pregare in questo momento la Vergine Maria che illumini chi deve decidere le sorti di queste due società, le sorti di tante famiglie che rischiano veramente di rimanere senza alcuno sostentamento. Vogliamo esprimere la nostra solidarietà recitando insieme un'Ave Maria per loro. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E mentre adesso aspettiamo ancora una volta qualche botto così di saluto, voglio estendere a tutti voi la benedizione del Signore e la Madonna, che il Signore vi accompagnino sempre e vi stiano sempre accanto. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Chiediamo al Signor Schiavone di far partire i fuochi, i porti, e intanto portiamo la Vergine Maria al suo posto normale di fronte al suo Figlio Gesù.